sfida tutta da seguire, la miglior difesa del torneo, quella dei padroni di casa contro il miglior attacco. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Si ricorda che la maglia ufficiale è disponibile nello store dello stadio. Tutte le taglie disponibili. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gipardo e ovviamente Daniele Adani, Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Match che si preannuncia davvero molto interessante. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni, da non perdere. Questo è lo schieramento di partenza della squadra di casa. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Si schierano con 3-5-2, centrocampo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pier, capace di garantire solidità in mezzo al campo, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa. Si parte! Salta l'avversario. Gara da vivere fino al 90esimo per scoprire chi avrà la meglio tra la migliore difesa e l'attacco più prolifico dell'intero campionato. Tu come la vedi? Bella domanda. È difficile fare un pronostico. È vero che le squadre si costruiscono partendo dalla difesa, ma è altrettanto vero che se non segni non vinci. Non ci resta che attendere il responso del campo, meglio va. Bastoni. L'intervento irregolare e dunque il calcio di punizione contro l'Inter. Il Liverpool ha dunque ufficializzato il suo nuovo acquisto, mettendo fine a una serie di voci che si erano rincorse dalle ultime settimane. In molti lo considerano un ultimo ingaggio importante della sua carriera e gli anni cominciano a pesare. Ritengo difficile che in futuro possa trovare altre squadre disposte a offrirgli certe cifre. Allontana e fa respirare la difesa. Buono il contrasto. Possono ripartire in contropiede. A metri per andare. Salva tutto con questo intervento. Ferma bene l'avversario, può ripartire.
Lautaro. Sebastiano Esposito. Trasto deciso. Phillips cerca il corridoio. Phillips è in ottima posizione. Una grandissima parata questa. Palla messa in mezzo. Risolve la questione. Calvin Phillips. Prova la botta. Respinge con il corpo il pallone. Aumenta la pressione. Intervento deciso. Concede solo la touche. Cambia il risultato a San Siro, subito Milano. Prima rete del match per il Milan. Gol che parla portoghese. Rafael Leão, messo davanti alla porta da un passaggio delizioso. Non è stato difficile a quel punto segnare. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 35 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Calvin Phillips. Risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. C'è spazio per la ripartenza. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Ottimo il tackle in area di rigore. Si chiude qui la prima parte del match. Le squadre vanno al riposo. I nerazzurri manovrano il primo pallone nel secondo tempo. Calendario che offre sempre spettacolo e emozioni come il prossimo match che potete seguire live su EA Sports. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attende una partita giocata a viso aperto. Attenzione, che possibilità! 1-0! È arrivato il gol del vantaggio, strameritato! La regia ci ripropone l'azione del gol, una conclusione violenta sulla quale il portiere non ha potuto far nulla. Dopo che riparte con i nerazzurri che dovranno cercare almeno il pareggio, sono sotto di un gol. Novità subito, San Siro, andiamo in diretta. Seconda rete della partita per il Milan. Punteggio che ora è sul 2-1 quando sul cronometro se ne sono andati 58 minuti. D'accordo, grazie. Porta palla, vediamo cosa fa. Attenzione, pericolo! Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Mi aspetto molto da questo match, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. Palla importante, centra in pieno il difensore. Nulla di particolarmente rilevante. Cambia il risultato a San Siro, subito Milano. Terzo gol per il Milan. Risultato che li vede avanti 3-1. Il minuto è il 72. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Può colpire da lì. Riflesso magnifico del portiere.
Siamo entrati negli ultimi minuti di gara, i tifosi di casa già pregustano la vittoria, si fanno sentire, ne vogliono un altro di gol e vedremo se saranno accontentati. Azione che sfuma, era offside. Arriva la sostituzione. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Provano ancora i giocatori dell'Inter a caccia del gol del pari. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. È il momento del cambio. Sicuro qui l'intervento del portiere. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Phillips. Fischia la fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. 3 punti d'oro, Pier, e li hanno conquistati grazie a una prova gagliarda, cuore e muscoli. Il tecnico avrà sicuramente apprezzato, e anche i tifosi, che hanno accolto con un'ovazione il triplice fischio dell'arbitro. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Una grandissima parata questa. Match di livello, quello in programma oggi. Entrambe le squadre hanno qualità da vendere, con giocatori in grado di cambiare volto alla partita da un momento all'altro. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports. Un saluto da me e da Lele Adani. EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A TIM. Mi aspetto una partita fantastica, Lele. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi. Tranquilli, li lasciamo agli altri.
ci mostra la formazione con cui scende in campo l'Hellas. Questa è la formazione con cui scendono in campo. 4-3-3 il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Ci siamo, possiamo cominciare. Prosegue la sua avanzata. Ha aperto l'interno senza inquadrare la porta. Beh, Pier, probabile che volesse metterlo sul secondo palo, no? A vedere dalla posizione del corpo, ma non l'ha per niente colpita bene e non era coordinato. Rodriguez. Tocco per Phillips. Stagione ricca di soddisfazioni fin qui per la squadra ospite, senza dubbio una delle note più positive di questo campionato. Attenzione, che occasione, Pier! Ed è il primo gol della gara. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Poteva fare quello che voleva davanti al portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, dribblarlo, aggirarlo. Alla fine ha deciso di calciare di potenza, scelta premiata dal gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Palla intercettando bene il pallone. Pallone che viene riconquistato. La legge bene e allontana. Phillips. Calvin Phillips ha spazio per andare, la tiene in attesa dei compagni. Può avvicinarsi alla porta, la mette in area verso i compagni. Tackle davvero efficace, ha allontanato il pallone. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecata in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Ha beccato l'insufficienza, ha perso un pallone banale. Palla in fallo laterale. Calvin Phillips. Da lì può far male. Pallone in rete, doppietta per lui.
questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta e non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Può bastare, dice l'arbitro, si chiude il primo tempo. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Ed è il primo gol della gara. Gran palla profonda. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecata in questo caso. Speriamo per loro che non debbano. Calvin Phillips. Secondo tempo che ha avuto inizio. Soluzioni. Cerca la porta, ci ha messo in corda e allontanato. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione per il Verona. C'è un cambio nell'Hellas. Che hanno messo a segno un importante colpo di mercato aggiudicandosi questo giocatore. Lo stavano seguendo già da un po' di tempo ed era uno dei nomi segnalati ai dirigenti proprio dal tecnico. È un ottimo acquisto, Pier. Serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della Roma. Non è solo qui. Palla col contaciri. E c'è il gol! Comincia a essere veramente molto consistente. Tre reti di scarto. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Edward. Intervento duro ma corretto. IATB è pronta ancora per il campionato italiano con la Serie A. Si giocherà a Hellas Verona e Sassuolo. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Forse il pallone giusto. Grande intervento del portiere. L'allenatore sceglie questo campo. La mette in area, controlla il pallone, difesa che chiude. Grande recupero, allontana il pallone. Larsson, Lopez,
siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Larsson, occasione, sbaglia la conclusione a tu per tu col portiere, pallone che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione, Pierre, di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Larsson, Phillips, Calvin Phillips, cerca la porta, respinge la conclusione. Ancora 3 minuti da giocare. Hudson Edward, possono ripartire, attenzione, gestita male la ripartenza, pallone perso. Calvin Phillips, ecco il segnale di chiusura del match, grande festa tra i tifosi ospiti per questa vittoria. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza, non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete, sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani, prontissimi in telecronaca. Squadra a caccia del pass per i quarti di Coppa Italia. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. Per me totalmente incerto questo ottavo di finale. 90 minuti da giocare, la concentrazione al massimo. Tutte e due le squadre hanno dimostrato di avere la qualità per passare il turno. Secondo me alla fine la spunterà quella che sbaglierà meno.
Questo è l'11 titolare con cui scendono in campo i padroni di casa. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Grazie per essere qui oggi e buon divertimento. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Saint-Maximin. Kouame. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui, ci spera ovviamente l'allenatore. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro, ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Il retropassaggio. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Il portiere non si lascia sorprendere. Occhio al tiro della bandierina. Pallone spazzato via. Va via nell'uno contro uno. C'è il tocco arretrato. Grande intervento del portiere. Batte lungo. Poteva nascere qualcosa di interessante. Attenta alla difesa. Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Può scegliere chi servire. La dà indietro. Prova a calciare. Pallone che esce, si riprenderà con un calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. Pallone allontanato. C'è spazio per andare. Non può fallire, attenzione. Si conquista la palla grazie a questo intervento. Castillo. Joelinton. Hanno spazio per ripartire. Verticale, non male l'idea. Iniziativa che non si concretizza. Larsson. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Fermano la manovra avversaria. Larsson. Pareggio che regge, provano con il tiki-taka ad aprirsi un varco. Un minuto di extra time. Tentativo di chiusura. Joelinton. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi.
Ci siamo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Intervento pulito sull'avversario, recupera palla. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. La notizia del suo possibile arrivo circolava già da parecchio tempo, sembravano classiche speculazioni di mercato, invece tutto vero. Lo stavano seguendo già da un po' di tempo ed era uno dei però che qui è. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata, intervento di puro istinto. C'è punizione, intervento palloso secondo l'arbitro. È pronto ad entrare in campo. Palla ancora buona, attenzione da lì. Tenta la conclusione. 1-0, eccolo finalmente il gol dopo un dominio nettissimo. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta, ma non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. C'è voluto tempo, abbiamo aspettato la ripresa ma è arrivato il primo gol della gara. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EATV con questo match che promette spettacolo. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori dai piedi buoni, il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. Non concede nulla all'attaccante. Possono ripartire, attenzione. Palla molto interessante, la prende bene, ottima l'opposizione del portiere, allontana la minaccia. Il fischio dell'arbitro, si ripartirà con un calcio di punizione. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Recupera bene questo pallone. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Perdono nuovamente palla. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EATV. Vi piace il calcio? Vorrete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Guardala bene questa, occhio, eh! Parte il tiro! Grande intervento del portiere che salva forte il risultato. È merito suo, ci sono ancora in partita. Un gol adesso di fatto avrebbe già chiuso i giochi. Cross verso il centro dell'area. Uscita sicura del portiere, che la fa sua.
il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Kwame, c'è il movimento senza palla, prova un ultimo disperato tentativo per pareggiare. Pallone lungo per Saint-Maximin, palla rubata in una zona pericolosa. Attenzione, grande possibilità, si oppone qui il portiere e salta il vantaggio. Match che poteva riaprirsi, vedremo se avranno un'altra chance per pareggiarla. Calcio d'angolo importante a caccia del palo, la mette in area, determinante la deviazione. Finisce qui la gara, possono festeggiare il passaggio del turno. Sapevano che non sarebbe stata una passeggiata e così è stato. Qualificazione che è arrivata al termine di un match incerto fino all'ultimo. Il risultato è stato lungo in bilico, alla fine però hanno vinto loro. Palla ancora buona, attenzione da lì.
È tra gli osservati speciali quest'oggi. Gioca contro i suoi vecchi compagni. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Un saluto da Piero Gepardo e benvenuti con me come sempre Lelia Dani. Serie A pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Non so tu Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Oh. Pure di notte me la son sognata, ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Questo è l'11 titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Probabile che anche oggi si affideranno al pressing per inaridire le fonti di gioco avversarie. È uno dei loro marchi di fabbrica. Riescono a raddoppiare sistematicamente il portatore di palla e spesso lo fanno con ottimi risultati. Il rovescio della medaglia qual è? È che così facendo si rischia di lasciare qualche spazio di troppo dietro. Larsson. Tocco per Phillips. Cercato Calvin Phillips. Niente da fare, il difensore recupera. Non è una partita come le altre, sa di giocarsi molto nel suo futuro e farà di tutto per lasciare il segno in positivo. Non è una partita come le altre per lui, chissà se avrà dormito al pensiero di ritrovarsi di fronte la sua ex squadra. Un po' d'emozione c'è sicuramente, ieri il passato non si cancella, ora però veste un'altra casacca e dovrà impegnarsi come al solito per cercare di portare a casa un risultato positivo. Curtis, occhio al pallone filtrato, attenzione pericolo, pallone che finisce in rete, c'è il vantaggio dunque. Eccolo il gol, visto da un'altra colazione. Ha scambiato bene con il compagno e si è liberato il tiro. Un cioccolatino da scartare, un gol facile facile a tu per tu col portiere. Conclusione di potenza e palla in rete. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Werner.
Werner. Occhio all'avanzata. Lo supera benissimo. C'è la respinta, il pallone è ancora buono. E c'è la deviazione vincente. Eccolo il gol dopo la respinta del portiere. Il replay ci mostra l'azione del gol. Ha raccolto la respinta del portiere e l'ha messa dentro. Io non credo che l'estremo difensore abbia particolari colpi qui, Pier. Ha fatto il massimo. Calvin Phillips. Cercato Calvin Phillips. Splendido intervento difensivo. Intervento duro ma corretto. Werner. Fischia l'arbitro, si esaurisce qui la prima frazione di gioco. Primo pallone della ripresa. Sulla fascia. Prova con questo pallone. Spazzano via il pallone. Prova il tiro. Si immola e respinge. Attenzione, pericolo. Questo giocatore era seguito da diversi club, alla fine giocherà con la maglia degli Amberes, bravi a strapparlo alla concorrenza. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente e a battere la concorrenza. Palla buona, non può sprecarla. I tifosi vogliono che svela per la porta. Si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. Ma dai indietro. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è la rete e dunque si riporta in vantaggio. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Complice anche la distanza ravvicinata. Non era un gol particolarmente difficile, va detto. Se avesse sbagliato staremmo parlando di un errore da matita rossa. Il punteggio adesso è di 2-1. Phillips. Grande calcio protagonista sulle frequenze di ATV con questo match che promette spettacolo. Due grandi squadre stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico. È un piacere vederle giocare. Io non me la perdo di sicuro. Hanno metri a disposizione. Perdono banalmente il pallone. Lopez, cercato Calvin Phillips,
È cambiato qualcosa, andiamo subito a sentire del match che riguarda l'Hellas Verona. Prima rete della partita per l'Hellas Verona. Si sblocca dunque il match, 1-0, sono passati 79 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Il pubblico di casa sente profumo di vittoria, manca poco al termine, vedremo se riusciranno a incrementare il loro vantaggio da qui alla fine. Occhio al tocco verticale. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. La mette in mezzo. D'applausi l'intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui, istinto, tecnica, senso della posizione, c'è tutto in questa parata. Ci sarà una sostituzione. Occhio al corner, il rinvio. Si alza la bandierina e fuori gioco, rete non valida. Sì, era leggermente più avanti rispetto all'ultimo difensore, ma parliamo davvero di un centimetro. Il recupero sarà di un minuto. Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa, 3 punti importanti. 3 punti d'oro, Pier. E li hanno conquistati grazie a una prova gagliarda, cuore e muscoli. Il tecnico avrà sicuramente apprezzato e anche i tifosi che hanno accolto con un'ovazione il triplice fischio dell'arbitro.